Siamo nella seconda domenica di Avvento e cerchiamo sempre di dare un segnale, quel segnale che la vita ci ricorda in continuazione e che cioè noi siamo su questa terra per cercare di comprendere, prendere dentro di noi, all'interno di noi, nella nostra individualità, il senso dell'essere, il senso dell'esistere. È strano, facciamo tanta fatica a capire questo senso dell'esistere, ma se stiamo esistendo è proprio perché c'è un progetto su di noi, non è un progetto che si risolve nel mangiare, nel bere, nell'andare di corpo, nel dormire, nel fare vacanze, è un progetto che vorrebbe che noi ci confrontassimo in continuazione con la realtà che chiamiamo spirituale, con la realtà che è quella che non possiamo non fare nostra, perché noi siamo fatti di spirito. Quante volte dico che la carne è il contenitore, perché altrimenti ci disperderemmo come spirito, non entreremmo nella logica del limite. Io sono convinto, assolutamente convinto, che è soltanto nel limite che noi cresciamo, è solo nel limite che riusciamo a cercare di capire qualche cosa. E sotto questo aspetto le letture, se sono lette con un taglio tradizionale, non ci aiutano. Come può aiutarci la prima lettura? Isaia, siamo al capitolo undicesimo, al termine di quella parte del libro che viene chiamato dell'Emanuele, del Dio con noi, ci parla in modo poetico, perché dice cose che non si realizzeranno mai. Qualcuno di voi naturalmente si meraviglierà che io dico questo, ma scusatemi, nel brano che si legge si dice il lupo dimorerà insieme con l'agnello. Non è possibile che un lupo dimori con l'agnello se rimane lupo. Il lupo sa che l'agnello non lo attaccherà mai, per cui il lupo può cambiare, ma deve diventare agnello. Già l'altra domenica non ero d'accordo, muteranno le loro armi in falci, sono tutte belle espressioni. Che cosa ci dicono? Che la mucca e l'orsa pascoleranno insieme, ma l'orso non deve fare più l'orso, deve fare un essere animato che vive nella realtà che vive la mucca, che non va a incornare qualcuno, a meno che qualcuno non l'abbia disturbata. L'orso invece deve cercare da mangiare per i propri figli, la mucca basta che mangi l'erba e il ciclo vitale della sua esistenza è così ricco, assolutamente utile per sé e per gli altri. Allora, dobbiamo smetterla di dire che queste letture ci parlano di speranza, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero. Ci parlano di conversione, brutta parola, che dobbiamo diventare come l'agnello, dobbiamo diventare come la mucca, dobbiamo diventare come. Perché altrimenti il mondo non cambia, non cambia, non cambia. Noi pensiamo che di colpo verrà qualcuno che metterà le cose a posto, non sarà così. In fin dei conti, anche il Salmo più o meno dice la stessa cosa, perché dice che Dio proteggerà il povero, ma se non lo proteggono i ricchi, non lo proteggerà nessuno. Anche in questi giorni leggendo un articolo che trovo davvero bello, perché il 3 febbraio del 2022 Sergio Mattarella tiene il discorso di insediamento per il suo secondo mandato di Presidente della Repubblica. Il giorno dopo, il 4 febbraio, leggo sul sito del Corriere la seguente notizia. Amazon chiude brillantemente l'ultimo trimestre del 2021 con utili quasi raddoppiati a 14,32 miliardi di dollari, mentre i ricavi sono cresciuti del 9% a 137,41 miliardi di dollari. Per il primo trimestre del 2022, il colosso dello shopping online prevede ricavi tra i 112 e i 117 miliardi di dollari. Allora, la notizia mi mette in crisi, perché se metto questo discorso che ho citato del giornale con quello che aveva detto Mattarella il giorno prima, il 3 febbraio, cosa aveva detto? La pari dignità sociale è un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo. Le disuguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita, sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di crescita. E tocca a quelli che guadagnano di più, sproporzionatamente di più, a regolamentarsi,
dare metà dei propri beni ai poveri. So che qualcuno guadagna 35.000 euro al mese, pezzi grossi in Italia, che lavorano per lo Stato. Beh, comincia a dare, se ti senti cristiano, metà, ti rimangono 17.000 euro al mese. Cosa vuoi di più dalla vita? Allora tocca a noi aiutare chi ha meno di noi. Chiunque di noi ha di più deve aiutare chi ha meno, perché altrimenti sono tutte belle parole e continueremo a dire che Isaia dice che il lupo dimorerà con l'agnello, che il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso, anche perché subito dopo Isaia aggiunge: non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. Ma non è vero, non è vero, non è vero. Dobbiamo smetterla di pensare che Dio possa fare ciò che noi non vogliamo fare. Se noi non vogliamo fare le cose, non le facciamo e nessun Dio ci può obbligare, tantomeno un Dio che ci ama. Ci manderà messaggi spirituali, ci inviterà al bene, ci farà riconoscere figli di Dio e fratelli in Gesù, ma poi l'ultima decisione è nostra. È chiaro come finisce la prima lettura di Isaia: in quel giorno avverrà che la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli. Conosciamo Israele, sono andato 36 volte. Attenzione, per i palestinesi sembrerebbe che sia scritto in questo testo di Isaia. Mi dispiace, anche se c'è scritto, è così difficile vederlo verificato. E la seconda lettura che cosa ci dice? Paolo ai Romani fa sempre un po' lo stesso discorso. Io credo che l'errore, non tanto di Paolo, perché lui ha la sua cultura e vive proprio agli albori del cristianesimo, ma noi, dopo 2000 anni di cristianesimo, lo sappiamo già qual è la verità: volersi bene. Volersi bene. Guardate che cosa dice Paolo nella lettera ai Romani: fratelli, tutto ciò è stato scritto prima di noi, è stato scritto per la nostra istruzione. Perché, in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture, teniamo viva la speranza. Allora, tutto quello che è stato scritto è perché noi teniamo viva la speranza. Bello, teniamo viva la speranza. Ed ecco che il secondo capoverso dice: e il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Gesù Cristo, perché con un solo animo e una sola voce rendiate gloria a Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Io non sono venuto su questa terra per rendere gloria al Padre, perché il Padre è l'infinito, è la bellezza, è l'assoluto, è il totalmente altro, è già tutto. Non sono io, povero nessuno, che rendo gloria a Dio. Io sono su questa terra perché noi ci vogliamo bene, perché noi condividiamo. Non ha bisogno dei nostri inni, non aumentano la sua grandezza, non ha bisogno dei nostri incensamenti, non profumano il suo naso. Noi dobbiamo volerci bene. Noi dobbiamo volerci bene. È chiaro che le intenzioni di Paolo sono buone, ma è sempre con questa visione che tu devi dare gloria a Dio, tu devi amare il prossimo. Se c'è questo, è questa la gloria migliore che tu puoi dare a Dio. Ecco che Paolo continua: accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse noi per la gloria di Dio. Torna di nuovo la necessità della gloria di Dio. Ma c'è bisogno della gloria di Dio, c'è bisogno soltanto di fare in modo che non ci siano queste divisioni tra di noi, questi odi, questi rancori reciproci per una piccola cosa, questo insistere sui social esprimendo per scritto tutta la cattiveria, il fango che c'è dentro di noi. Ma non siamo stati battezzati? Non siamo stati seguaci di quel Gesù che ci ha fatto servitori di tutti? Perché noi imparassimo a farci servitori di tutti, punto. E questo è il cristianesimo. Per me è solo questo: farsi servitore di tutti, sapendo e battendosi il petto, perché spessissimo non lo facciamo. Ecco allora che dobbiamo entrare in una nuova logica, la logica che è quella di Gesù. E ho trovato un altro bell'articolo che credo davvero che dica, con parole migliori delle mie, quello che io penso.
Si parlava della morte di un certo Jean-Luc Nancy, che aveva scritto un testo, Una sfida per il cristianesimo del terzo millennio. Io non lo conosco questa persona, però mi sembra che dica le cose che anch'io penso. Che cosa mette in luce questo Nancy? Che il cristianesimo nasce dalla kenosis, parola difficile che vuol dire uno svuotamento. Noi dobbiamo svuotarci di tutto ciò che è culturalmente egoistico, di tutto ciò che ci porta a mettere noi stessi al centro dell'universo. L'esperienza cristiana nasce dal fatto che un Dio, che è l'infinito, si fa uomo accettando la fragilità e la morte. Ecco lo svuotamento, la kenosis del Dio, è questo l'avvento, entrare in questa logica. Il cristianesimo non fa altro che annunciare, raccontare questa discesa di Dio che si è fatto uomo, rinunciando a tutte le sue prerogative, quelle che invece gli uomini vogliono rubargli, sempre pronti a costruire una Babele che raggiunga il cielo. Dobbiamo decostruire il cristianesimo, perché che cosa fa il cristianesimo insegnato da Gesù? Smonta le pretese assolute che l'uomo costruisce per dare certezza alle sue incertezze, per non accettare le incertezze, la morte, la malattia, la vecchiaia, il tradimento, la guerra, che ci facciamo tra di noi e pensiamo che possa intervenire un Dio. Ma perché dovrebbe intervenire Lui quando noi ci accontentiamo di qualche rara preghiera invocando la pace? Il cristianesimo ci dice una cosa chiara: le certezze che lo tengono in piedi e che lo stesso cristianesimo si è costruito traballano, soprattutto oggi, verrebbe da dire, soprattutto a causa del fatto che abbiamo cercato di fare in modo che la vita cristiana è la vita che raggiunge la gloria, che raggiunge la perfezione, che raggiunge la santità, non che accetta il limite, la fragilità, il peccato, l'orrore di mettere se stessi al centro, dimenticando gli altri. Per cui non possiamo che condividere il Vangelo. E perché il Vangelo che cosa ci dice? È molto semplicemente, ci parla di Giovanni Battista, il quale naturalmente per gli evangelisti è il precursore di Gesù, mentre gli studi storici ci dicono che lui è il maestro di Gesù e che entra lentamente, lentamente, non tanto in reciproca difficoltà, e però Gesù ci dice che il regno di Dio è lui, è Gesù. Noi abbiamo detto che il regno di Dio è la Chiesa, non potevamo fare errore più grande, è Gesù il nostro regno di Dio. E per Giovanni, il quale ha delle bellissime intenzioni, vorrebbe che la gente si convertisse, tornasse a Dio. E soltanto che è legato agli schemi a cui siamo stati noi abituati da bambini, perché alcune delle sue parole sono davvero terribili, già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà frutti viene tagliato e gettato nel fuoco. Quante volte nei discorsi dei papi, dei vescovi, dei sacerdoti, ma anche dei ben pensanti, c'è questa espressione, vedrai, diventerai un tizzone dell'inferno. Mai nessuno che dice, purtroppo io diventerò un tizzone d'inferno. Non perché c'è l'inferno, ma perché dovremmo partire dal basso, partire dalla nostra incapacità di accettare quello che indica il battesimo. Giovanni battezzava, predicava nel deserto, convertitevi perché il regno di Dio sta venendo, per cui dai, datevi da fare, e allora diamoci da fare. Perché cosa? Beh, Giovanni andava vestito di peli di cammello, una cintura di pelle attaccata ai fianchi, mangiava locuste e miele selvatico, e sembra che tutta la Giudea, un'altra bugia di Matteo, allora Gerusalemme, tutta la Giudea, tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui. Ma non è così, la smettiamo di avere questa visione stupida, assurda, che tutti accorrono. No, nessuno è spinto ad accorrere, a meno che non abbia dentro di sé lo Spirito di Cristo. Ecco allora dove dobbiamo arrivare. Il Salmo 71 che citavo prima dice: Egli salverà la vita dei suoi miseri e aiuterà i poveri a vivere nella rettitudine. Ma questo chi tocca? Lo dice già lo stesso Salmo, tocca al Re, ma tocca a ciascuno di noi, perché ecco la frase di questa settimana. Ogni volta vi dirò una frase che viene poco citata.
che però l'ha detta Gesù. E questa volta citiamo Giovanni capitolo 3, 21, che dice: chi fa la verità viene verso la luce. Facciamo sta verità, costruiamola, non parliamone. Non ha detto chi dice la verità va verso la luce, ma chi la fa? Ma chi la fa questa verità che è incontestabile, che è quella del rispetto reciproco, della condivisione reciproca, della solidarietà reciproca? Dai, ricordiamoci, chi fa la verità viene verso la luce. La luce ci aspetta, non chiudiamo gli occhi, altrimenti anche questo Natale passerà e noi rimarremo con gli occhi chiusi.